I sindaci lo dicevamo fin dall'inizio che dovevamo prepararci ad un'accoglienza lunga, che non si può ovviamente limitare soltanto all'emergenza. Per questo, attraverso l'associazione dei sindaci, siamo in costante collegamento non solo con le regioni, ma con la Protezione Civile a Roma, perché riteniamo che non basta soltanto organizzare i centri. Ma occorre lavorare perché le donne e i bambini siano pienamente integrati. Per questo nelle nostre scuole, qui a Firenze, scuole superiori, scuola primaria, ma anche nidi in alcuni casi, i bambini ucraini, i ragazzi ucraini sono già a far lezione. E quindi il lavoro che ci aspetta è un lavoro molto molto impegnativo. Stiamo vivendo la più grande emergenza umanitaria dalla Seconda Guerra Mondiale. Io ho avuto anche un colloquio con la Commissione europea, ho parlato con la Commissaria europea agli affari interni, Johansen. Stiamo lavorando con la Commissione europea come Eurocities, come rete dei sindaci europei, per creare una piattaforma di solidarietà a livello europeo, perché bisogna organizzare non solo a livello italiano, ma a livello appunto di Unione europea tutto questo sistema di accoglienza, condividendo informazioni, distribuendo anche, diciamo, i flussi e mettendo insieme le energie, perché appunto ci dobbiamo preparare ad un lungo periodo. Ecco,